Chiama ad Avellino, al corso Vittorio Emanuele nella Galleria Ercolino, presso la Stick House di Bonn, in compagnia del direttore, il signor Angelo Ruta. Salve direttore, ci vuol parlare un po' di questa attività? Certo, salve, buongiorno. Allora, questa è un'attività che è nata diversi anni fa, marchio T-Bone, appunto, quindi Stick House, dal nome stesso del marchio, quindi siamo una Stick House, facciamo braceria, abbiamo diverse sedi, tra cui questa di Avellino, Atripalda, Casa Giove e Maddaloni. Offriamo delle promozioni alle persone facendo dei menù ecco a pranzo di 8 euro per gli uffici, facendo il metà prezzo durante la settimana dalla domenica al giovedì, quindi anche sulle nostre carni potete pagarle la metà venendo in questi giorni dalla domenica al giovedì. E offriamo diverse tipologie, dalla pizzeria, braceria, primi piatti, antipasti, e diciamo che bisogna venire a trovarci per assaggiare le nostre cose. Volevo anche ricordare, insomma, a tutte le persone che ci verranno a trovare che qui da noi si possono mangiare pasta fresca fatta direttamente da noi, quindi con tantissime varietà di pasta diversa, da paccheri, scialatielli, trofie, ravioli, anche fatti anche con ripieni diversi, e quindi non posso dirvi altro che venirci a trovare per assaggiare le nostre specialità. Benissimo direttore, adesso ci vuol mostrare qualche specialità di questa Stick House? Certo, oggi vi presenteremo una delle nostre pizze che abbiamo nel menù, quindi potete venirla ad assaggiare quando volete, e poi uno dei nostri primi piatti fatti con un ragù di marchigiana, appunto approfittando delle nostre carni, che lo chef poi vi presenterà e illustrerà in tutti i suoi dettagli. Siamo qui con i pizzaioli Stefano Landi ed Ettore Ferrara. Che pizza ci preparate oggi? Allora, oggi facciamo una Made in Sud e una salsiccia e friarielli rivisitata. Abbiamo una crema di friarielli, una salsiccia, un'anduia, provola e tarallo, zogna e pepe fatto da noi. Siamo in cucina, in compagnia dello chef, il signore Daglione Felice. Che piatto ci prepari oggi? Oggi prepariamo un ragù bianco di marchigiana. Praticamente gli ingredienti sono carne di marchigiana tagliata grossolanamente, sedano, carote e cipolle, vino bianco, rosmarino e olio extravergine di oliva. Ovviamente è un ragù fatto con cottura lenta per circa 2 ore e mezza. Con una carne praticamente molto tenera, tagliata grossolanamente in modo tale che durante la cottura si sfalda, quindi creiamo questa consistenza delicata che si amalgama praticamente molto bene con la nostra pasta fatta da noi, il pacchero.